Io sono preoccupato perché se piove dove mi vado ad allenare? Volete vedere che io me ne vado da Frosinone? Punto. Io non mi posso allenare allo stadio perché giustamente c'è il giardiniere che è deduttivo. Il responsabile che deve lavorare mattina, pomeriggio e sera perché se piove lì è in campo delle patate e lì dobbiamo dire anche grazie. Se piove qua non ci possiamo allenare, domani mattina c'è il mercato, io non mi posso allenare che c'è una puzza di pesce e ci stanno le api così, ma perché non le dite queste cose? Le devo dire a Sky, le devo dire alla Rai e lo dirò. Adesso togliete Moriero e metteteci Salvioni. Il risultato sarebbe lo stesso. Anche il tecnico di Gorlago si infiammerebbe per denunciare il fatto che la sua Ancona non ha un campo fisso su cui allenarsi, ma deve girare tutti gli impianti della provincia e addirittura quando piove chiudersi nella palestra del Delconero senza lavorare in esterna. Purtroppo per loro, Moriero e Salvioni hanno a che fare con gli stessi problemi. Dal contesto ambientale difficile a quello sportivo, il tecnico dei Ciociari e quello dorico, seppur divisi da anni, hanno fatto la gavetta con la G maiuscola e la loro idea di calcio, ora spot per il movimento della Serie B, è identico. Moriero dice: li dobbiamo rispettare, però dobbiamo guardare soprattutto a quello che sappiamo fare noi e non preoccuparci più di tanto dell'Ancona. Sembra di ascoltare Salvioni, stessa musica, ma anche stessi risultati. Il Frosinone è in testa, pieno merito, con il miglior attacco del campionato. L'Ancona è nelle zone alte, con una partita da recuperare, la miglior coppia gol e la seconda difesa del torneo. Senza calcoli, ecco, il calcio spettacolo.